Oggi prepariamo il tomahawk. Questo piatto di grande influenza americana prende il nome dall'ascia da guerra degli indiani nativi, di cui ricorda la forma per la presenza dell'osso allungato. In realtà è una costola della parte anteriore della lombata di manzo, in particolare delle vertebre dorsali, comprese tra la prima e la quinta partendo dal collo. Iniziamo la preparazione spalmando con un pennello del burro di sciolto. Sarà il giusto innesco per la successiva marinatura. Nel nostro caso abbiamo usato della carne di Aberdeen Angus scozzese, di circa 1,5 kg. Il nostro pezzo è ricco di infiltrazioni di grasso, che ci promettono un grande gusto e morbidezza. Per la marinatura utilizziamo sale marino integrale, pepe misto, paprika dolce, caffè tostato, aglio, peperoncino e cipolla, ovviamente tutto tritato fine. Come sempre copriamo il pezzo di carne in ogni sua parte. Per esaltare tutte le sue caratteristiche cuoceremo il nostro tomahawk in reverse searing, ovvero una prima fase a bassa temperatura per raggiungere al cuore circa 50 gradi e successivamente sulla brace in cottura diretta per ottenere la reazione di Maillard, ovvero quella fantastica crosta scura e croccante che dà alla carne quell'inconfondibile sapore di brace. Per far insaporire maggiormente la carne dopo la marinatura, la chiudiamo in carta argentata e la facciamo riposare circa 5-6 ore in frigo. Successivamente la cacciamo dal frigo circa un'ora prima della cottura ed utilizziamo una sonda per monitorare la temperatura. La prima fase la faremo nel forno elettrico di casa, impostando 60 gradi di temperatura massima e ventilazione. Il nostro obiettivo è raggiungere i 50 gradi al cuore. Con la cottura in reverse searing avremo lo scioglimento dei grassi interni delle cartilagini, ottenendo quindi morbidezza e omogeneità di tutto il pezzo di carne. Raggiunta la temperatura desiderata al cuore di 50 gradi, togliamo il pezzo di carne dal forno elettrico e rimuoviamo la carta argentata. Nel frattempo abbiamo preparato la nostra brace con calore intenso e spinto e possiamo passare alla seconda fase, la cottura diretta. Lasciamo la sonda inserita perché il nostro secondo obiettivo è portare al cuore 65 gradi. Il display ci avverte e possiamo rimuovere il nostro tomahawk dal barbecue. Prima di tagliarlo lo lasciamo riposare 5-10 minuti in modo che i liquidi si distribuiscono uniformemente. A questo punto possiamo affettare, apprezzando la morbidezza, il colore e il profumo che si sprigiona, per poi passare ad assaporare uno dei piatti più gustosi e prelibati tra le carni cotte al barbecue. E buon appetito da Sud Urban Grill.